Radio Stuni News, le notizie di Radio Stuni. Lunedì 13 giugno 2022, Sant'Antonio da Padova, dallo studio 3 Lillo Zaccaria per le news. Il voto per i 5 quesiti del referendum sulla giustizia si è concluso con una fumata nera. Il quorum non è stato raggiunto. Si tratta di uno dei risultati peggiori di sempre. Non si è superata la soglia del 50% più 1. Ad Ostuni, su 25.120 elettori, hanno votato 2.512 cittadini, pari al 10,05%. Le nostre telecamere hanno ripreso le sedi elettorali della nostra città, constatando una irrisoria affluenza. Uno spaventoso incendio si è sviluppato nella tarda serata di ieri in un lido in località Specchiolla, estendendosi lungo il perimetro ove figurano altre costruzioni. Causa il notevole vento. Al momento non si segnalano feriti. Comincia a frequentare all'età di 7 anni la palestra del Laboratorio del Benessere ad Ostuni, addestrato da Vito Iaia. A 8 anni vince la sua prima gara. A febbraio di quest'anno viene selezionato nella squadra nazionale di ginnastica aerobica in quel di Macerata. Ha frequentato il terzo anno della scuola secondaria di secondo grado Pantanelli Monnet di Ostuni. Anno di nascita 2005. In questi giorni ha rappresentato l'Italia ai mondiali di ginnastica aerobica in Portogallo, classificandosi al 7° posto nella sua prima gara internazionale. Orgoglio ostunese per il ginnasta Pier Pompeo Semerano. Oggi torna agibile il nostro ospedale no Covid. Riaperti 20 posti letto in pneumologia, attivati 20 posti letto in medicina interna. Ai pazienti Covid saranno dedicati 8 posti letto di medicina interna al piano terra del presidio ospedaliero. Il 118 continuerà a trasportare al Perrino di Brindisi e al Camberlingo di Francavilla Fontana i pazienti traumatizzati con urgenze chirurgiche. Nel pomeriggio, alle 17.30, presso l'auditorium della Biblioteca Comunale, assemblea pubblica a cura della CGIL Brindisi. Tema dal Covid al PNRR, una sanità da ricostruire. Oggi, alle 17.30, presso la Coopir De Laurentiis, società cooperativa agricola, si terrà il seminario formativo Strategia per una crescita organica che possa traghettare il settore olivicolo-oleario verso una rinnovata competitività e sostenibilità economica, ambientale e sociale. Interverranno importanti relatori. Luigi D'Amico, consigliere della Coopir De Laurentiis, modererà gli interventi. Questa sera alle 20.30, in ricordo delle apparizioni della Madonna di Fatima, a cura dell'Opera Nostra Signora di Fatima in contrada San Giovanni, si tiene la processione mariana, a seguire la Santa Messa presieduta da Don Mattia Murra. Beni comuni e cittadinanza attiva è il tema dell'incontro organizzato dall'Università delle Tre Etrà presso l'auditorium della Biblioteca Comunale. Le interviste di Rosario Santoro. Siamo in compagnia della professoressa Patrizia Calefato, docente di sociologia dei processi culturali e comunicativi presso l'Università di Bari, facoltà di scienze politiche. Questa sera intratterrà i soci dell'Uni3 di Ostuni con il tema beni comuni e cittadinanza attiva. Ci può spiegare in poche parole cosa ci dirà questa sera? Cercherò di spiegare un pochino, di riprendere un po' un tema che era importante all'inizio degli anni 2000, quando in Puglia vivemmo il periodo della primavera pugliese, una iniziativa spontanea dal basso dei cittadini che era puntata a riprendere in mano le decisioni rispetto ai beni comuni, l'acqua, la terra, l'aria, il mare, le esigenze immediate di partecipazione e democrazia
empatia e anche di relazioni tra persone, tra cittadini, che si sottraggono all'individualismo e alla finalizzazione al mercato. Il pensiero che esporrò oggi deve molto al sociologo Franco Cassano, un vanto per la nostra terra, purtroppo recentemente scomparso, cui la settimana scorsa all'Università di Bari il mio dipartimento ha dedicato un convegno internazionale. La professoressa Teresa Lococciolo, presidente del forum della società civile di Ostuni, presenterà questa bella serata con il tema beni comuni e cittadinanza attiva. So che è stato proposto un questionario ai cittadini ostunesi riguardante proprio queste tematiche. Il risultato vogliamo sapere, professoressa. Allora, il risultato dimostra intanto l'assenza della fascia di età tra i 25, dai 18 ai 40 anni. Hanno risposto le persone oltre i 60 anni. E sono persone certamente molto vicine alle associazioni che hanno mostrato una certa sensibilità. Abbiamo proposto domande sul regolamento che c'è in Ostuni, il regolamento della collaborazione fra cittadini e l'amministrazione comunale sulla gestione dei beni comuni. Non tutti sanno, pochissime persone anzi conoscono che dal 2004 in Ostuni abbiamo questo regolamento. Quindi, guardando un po' i dati, pensiamo che sia, anche in considerazione del tema che stasera affronteremo, sarà un argomento su cui torneremo, perché la città ha tanti beni comuni, come diceva la professoressa prima, ma bene comune, ecco, bene comune, i cittadini hanno risposto che è il bianco della città, bene comune anche il bianco, il mare, le strade, quindi no, sulla base di questa sensibilità ancora molto limitata pensiamo di proseguire nel nostro approfondimento. La cultura della casa propria e non del bene comune. Il bollettino di ieri registra 1300 contagi in Puglia e 2 decessi, 76 casi Covid nella nostra provincia. Si è spenta all'età di 92 anni Rita Santarelli, vedova Scarsi. La celebrazione sequiale oggi alle 16.30 nella parrocchia di San Luigi. Sentite condoglianze alla famiglia. La farmacia D'Ambrosio effettua quest'oggi il turno pomeridiano e notturno. Meteo, tempo stabile soleggiato con cieli in prevalenza sereni e poco nuvolosi. Venti deboli settentrionali, temperature in ulteriore lieve rialzo, mare poco mosso. Citazione odierna. La capacità di osservare senza giudicare è la più alta forma di intelligenza. Sereno inizio settimana.